Ci troviamo nel parco più bello della città, perché non nasce come essere un parco ed è veramente in 2 chilometri in linea d'aria dalla piazza principale della nostra città. Si chiama Parco Villa Ghigi, una villa abitata fin da fine del 1500 ed è stata costruita dai conti Malvezzi come residenza di villeggiatura, poi ha cambiato vari proprietari fino ad arrivare della famiglia Ghigi, e Alessandro Ghigi, morendo nel 72, la lascia al comune di Bologna, che poi qualche anno dopo, nel 74, apre un parco. È la casa del custode, perché questa è effettivamente, nasce come una guardiania, cioè questa casa era abitata dal custode di Alessandro Ghigi e da sua moglie, che si chiamava Zoraide, che era la cuoca personale di Ghigi. E allora adesso in giro in effetti si sente dire che questa è la casa del custode, quindi la gente presume che io sia il custode, ma in qualche modo a me questo fa piacere, perché io sono entrato qua da poco, ma custodisco un po' questa zona, solo questa zona. Facciamo attività educative nel parco, noi come fondazione, prima Centro Villa Ghigi, dai primi anni 80. Qualche anno fa è venuto in mente che poteva essere divertente e utile anche per i frequentatori del parco, diciamo, ripristinare questo edificio per fare un punto di ristoro, avere un servizio a disposizione dei visitatori. E fra le proposte che sono arrivate abbiamo scelto questa rappresentata da Bernardo Bolognesi, che ha proposto appunto di ripristinare l'edificio, di recuperare l'edificio per farci un punto di ristoro a disposizione dei visitatori. D'accordo con la Fondazione Villa Ghigi, vogliamo un po' mantenere uno spirito un po' antico, capito? Quindi bisogna che la gente già veda di venire su a piedi, quando arriva trova un'offerta molto basica e un orario che io la mattina apro alle 9, faccio proprio un servizio, noi siamo un punto di ristoro. Tu vai sul sito della Fondazione Parco Villa Ghigi, si apre una finestra dedicata alla casa del custode e tu lì puoi vedere gli eventi che noi abbiamo sviluppato. Abbiamo creato una serie di eventi, di appuntamenti molto semplici, quindi un po' di teatro, soprattutto un po' di musica, che uniti agli eventi che cura la Fondazione, che sono ad esempio le passeggiate notturne a vedere le lucciole piuttosto che la serata astronomica dedicata alle stelle, insomma, fanno sì che l'offerta organica che viene fornita da questo parco sia un'offerta semplice ma molto interessante. Consiglio di venire qua con lo stesso spirito che si va a fare un giro in montagna, cioè di mettersi un paio di scarpe comode, di venire presto, poi ti fermi e ti siedi e ti ristori un momentino.